Allora, siamo con il commissario Cirelli, commissario della città di Legnano. Ecco, quali sono le priorità per il nuovo anno per la città? Le priorità che abbiamo individuato sono essenzialmente due. La prima è quella di intervenire sull'illuminazione che risulta un po' ammalorata e che richiede degli interventi piuttosto sostanziosi, non solo per sotto il profilo proprio tecnico, ma anche perché sappiamo che dove l'illuminazione non funziona si creano anche sacche di degrado che desideriamo ovviamente evitare. Questo anche in linea con quelle che sono state le indicazioni, i suggerimenti che ha diramato il Ministro dell'Interno, e quindi a gennaio sicuramente cominceranno tutti i lavori relativi al bando per l'assegnazione poi dei lavori, che si protrarranno per un periodo abbastanza lungo, ma che comporteranno anche un risparmio economico molto consistente in termini di, tra virgolette, bolletta della luce per il comune di Legnano. Ecco, l'altra priorità invece è la piscina. L'altra priorità è la piscina. La piscina è già a buon punto e riteniamo che nei primissimi giorni di gennaio, forse proprio dal 2 gennaio, potrà riaprire. Stanno facendo gli ultimi lavori di dettaglio, ovviamente poi gli ambienti, l'acqua eccetera andrà riscaldata, e quindi pensiamo che dal 2 di gennaio la piscina possa essere nuovamente fruibile. Il provvedimento di revoca dell'ordinanza di chiusura è già stato predisposto, attendo solo che mi vengano comunicate l'effettuazione delle ultime opere di dettaglio per firmarlo e quindi restituire la piscina ai cittadini di Legnano. Grazie, e se vuole fare gli auguri di Natale alla città. Certo, grazie a tutti per il sostegno che mi è stato dato in questi mesi. Buon Natale e buone feste a tutti. Grazie.